troppi pregiudizi sui lavoratori stagionali. Innanzitutto forse non lo sono mai stati dei lavoretti, perché ormai la percentuale di persone che campa con il lavoro stagionale è davvero molto alta. E l'altra, che appunto sì, considerando un lavoretto, considerando un lavoro tra virgolette minore, forse a questo lavoro vengono tolti più diritti rispetto a tanti altri. Da noi ormai sono 2 mesi che i lavoratori affollano le nostre sedi per denunciare che lavorano molte più ore rispetto al contratto e queste ore non vengono pagate, che non hanno un riposo settimanale. Ecco, già questi due elementi che invece vengono sanciti dal contratto anche per i lavoratori stagionali, ossia che hanno l'obbligatorietà di avere un riposo settimanale e, se nel caso ci fossero delle ore di straordinarie, che queste ore venissero pagate. Invece molti ci hanno denunciato che queste due cose non avvengono. Noi con l'iniziativa di oggi in pratica non solo vogliamo un'altra volta denunciare quelle che sono in pratica i limiti dell'illusione che ci stanno nel lavoro stagionale, ma vogliamo anche provare a iniziare un percorso per reinvertire la tendenza e diciamo alle imprese con forza, con convinzione, in pratica, incontriamoci prima, cominciamo a programmare, vediamo quali sono le difficoltà, quali sono i punti di caduta e vediamo come infilare questi punti di caduta rispetto a quello che è il rispetto dei contratti, il rispetto delle persone deve essere recuperato. La campagna informativa partirà già da stasera sulla nostra pagina Facebook e pubblicheremo un video a settimana in cui andremo a descrivere quelli che sono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che sono contenuti nelle leggi e nel contratto collettivo nazionale, partendo appunto da quello che dicevamo prima, quindi dalle ore di lavoro, andando a finire anche alla disoccupazione, al diritto alla NASPI che hanno questi lavoratori. Quindi cercheremo di dare una panoramica su tutto quello che comprende il lavoro stagionale, per informare, per dire agli operatori, ai lavoratori stagionali che hanno dei diritti e che si possono rivolgere presso le nostre sedi, perché noi vogliamo iniziare in maniera seria, anche confrontandoci con le imprese e con le aziende, a discutere e a dibattere rispetto al lavoro stagionale, perché non venga più considerato come un lavoretto, è un lavoro a tutti gli effetti, è uno dei lavori che ha una maggiore precarietà, questo c'è il dato nazionale, in cui del 21% del lavoro precario ben oltre il 40% riguarda il turismo. Quindi è un lavoro che più di altri forse merita rispetto.